Buonasera a tutti, sono Corrado Coccia, ma chi mi conosce sa chi sono e sono qui a casa mia dove da 2 anni a questa parte, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, faccio abitualmente dirette live con poeti, poetesse, scrittori e chi ne ha più ne metta. E tra queste figure che ho conosciuto col tempo, ne ho conosciuta una grazie a un suggerimento che mi è stato dato da Patrizia Warnier, che è una poetessa che tutti noi conosciamo. Mi aveva detto: guarda che c'è una poetessa straordinaria, e insomma contattala, poi è anche una brava persona. Ebbene, io mi sono fidato e ho anche sbagliato, perché è una cialtrona. È una bravissima poetessa, ma è una cialtrona, quindi purtroppo, insomma, nel bene o nel male, ma sì, sono contento di averti conosciuto. Ma grazie! Questa è Roberta Tantillo. Buonasera a tutti! Era un modo carino per iniziare a, insomma, a presentarci, perché siamo qua perché abbiamo pensato di fare una cosa in particolare, no? Sì. Comincia tu, raccontaci. Certo, con moltissimo piacere. Intanto ringrazio Corrado per avermi dato fiducia e la possibilità soprattutto di esprimermi, perché per me è un grande onore stare a fianco di un cantautore, insomma, del suo livello. Sono per me è tutto grasso che cola, diciamo così. E noi abbiamo pensato di fare qualcosa insieme per allietare i prossimi mesi, e ci siamo inventati un format, diciamo. Vogliamo sentirci un po' grandi, sì. Parliamo come parlano quelli della TV, e vogliamo unire la poesia alla musica, vogliamo fare un contesto artistico dove dare voce a poeti, soprattutto viventi, non soltanto classici, accompagnati dalle strepitose note della musica di Corrado. E abbiamo pensato a una serie di appuntamenti che andranno di pari passo con lo scorrere delle stagioni. Quindi inizieremo con la stagione entrante, che è l'autunno, il 22 settembre, ogni mercoledì, cioè 2 mercoledì al mese, uno sì e uno no, abbineremo, diciamo così, la stagionalità all'arte e alla musica. Quindi proporremo di volta in volta, stagione per stagione, dei testi e delle canzoni o delle parti di libro, di narrativa, certo. Qualsiasi cosa che rientra nella stagione in corso, e parleremo di arte, di musica, daremo voce a poeti emergenti, a poeti più o meno noti, anche ai classici, sempre però riguardanti la stagione in corso, quindi sì. L'autunno, l'inverno, primavera e l'estate. Ci dovrete sopportare fino all'estate, sì, anche all'inizio perché, dell'estate. Esatto, ci dovrete sopportare fino a quest'estate, anche perché la battuta sarebbe facile, però effettivamente da quando è iniziato il Covid, oggi c'è una notizia, domani c'è un'altra, sì. Domani si può uscire, dopodomani siamo in zona arancione, poi diventiamo bianchi, poi torneremo rossi. Ecco, quindi siccome fidarsi è bene o fidarsi è meglio, abbiamo cominciato a mettere le mani avanti, abbiamo pensato che forse fare compagnia alle persone nel caso disgraziato in cui si dovesse ancora rimanere in casa è sempre una bella cosa, sì, perché ci sì, sono sì. Persone sole, ci sono persone che magari hanno pochi interessi, magari ne vengono stimolati dal nostro format, e poi l'abbiamo fatto un po' per noi, insomma, anche perché pensare di portare avanti un format di questo tipo e dandolo in affidamento a un ente comunale, quindi magari anche a un centro culturale o a un locale di Milano o non di Milano, è comunque impresa ardua, perché oggi come oggi la poesia e la canzone d'autore, a meno che non si stia parlando di André e di Alda Merini, ecco, allora a quel punto sì, perché i nomi sono forti, ma se appena appena si è un gradino sotto questi nomi, il format interesserebbe anche poco. Invece noi, senza dover chiedere permesso a nessuno, semmai a voi che ci ascoltate, abbiamo deciso di fare questa cosa. Sì, sì, sì. Sì, soprattutto anche dal punto di vista, diciamo, culturale, perché se vogliamo
il mondo della cultura che va dalla poesia al teatro, al cinema, alla narrativa, alla musica, a qualsiasi tipo di rappresentazione culturale, alla pittura, alla scultura, insomma allarghiamoci in tutti i campi artistici, è stato indubbiamente estremamente penalizzato in questi mesi, come altri settori. E è indubbio che in un momento così particolare, difficile se vogliamo, la presenza, l'apporto della cultura è estremamente importante, perché la cultura permette l'arte permette di un'apertura mentale che è necessaria in un momento in cui le persone tutte hanno bisogno non soltanto delle cose fondamentali per la vita, ma soprattutto della capacità di sviluppare il pensiero, il senso critico soprattutto. Esatto. E non c'è niente di meglio che un buon libro, una buona poesia, una musica che faccia compagnia, che ci faccia riflettere, pensare e sviluppare la voglia di conoscere, il desiderio di sapere, di anche guardarsi interiormente, ma la cultura e l'arte in questo caso sono fondamentali per il completamento della persona, quindi poiché è difficile adesso avere un libero accesso ai luoghi d'arte, abbiamo pensato anche di integrare nel nostro piccolo. Sì, praticamente portiamo a casa l'arte. Senza grosse fatiche, esatto. Per chi ne fruisce. Sì, anche perché poi, ecco, giusto per insomma spezzare una lancia a mio favore nel caso in cui la Tantillo facesse uno sgambetto a se stessa mentre parla, perché poi queste serate che voi ovviamente vedete sul finale, perché vedete appunto il concludersi dell'incontro tra me e la Tantillo, cioè l'esibizione, ma prima ci sono circa 2 tolitri di alcol che precedono tutte queste cose, ci sono risate, ci sono discorsi anche seri, perché poi alla fine siamo anche persone serie, e in più c'è anche un dato molto importante che io non lascerei per ultimo, anche se in questo caso lo metto per ultimo, ma alla fine c'è l'affetto, perché ci vogliamo bene, quindi senza il volersi bene queste cose non si possono fare assolutamente, sarebbero forzature. Anche chi sta dall'altra parte come voi capirebbe che insomma siamo qui giusto per timbrare il cartellino, invece lo facciamo perché ci piace farlo. No, ma io sono qua soltanto perché lui ha l'aria condizionata. Certo. Cioè, non è che ci siano. Devi essere sincera, l'aria condizionata in estate, poi il camino. Il camino d'inverno, e poi ha una discreta cantina al Coccia, quindi diciamo che ho il mio tornaconto. Certo. E io ho il tornaconto che è una cuoca straordinaria, perché io l'unica cosa che so fare è il tè, ma ho bruciato anche il pentolino. Ecco. Quindi se devo arrangiarmi io in cucina potrei morire di fame. Quindi no, ma con me non c'è pericolo. Con me, con lei non c'è problema. No. Io praticamente do lo spirito e lei dà... Io il corpo. E il corpo. Come vedete stiamo seri 2 minuti, ma poi caschiamo. Non ce la facciamo. Proprio non si riesce, avevamo detto, ma adesso almeno in questa intervista dobbiamo essere... Sì, facciamo una cosa fatta bene, Corrado, invece siamo... Finisce a schifio, come si dice in Sicilia. E, ecco, però, tornando seri, questo progetto ha un nome e un cognome. Sì. E si chiamerà Stagioni di Parole. Sì, Stagioni di Parole, sì, sembrava che me ne fossi dimenticato, no. Invece stavo riflettendo un attimo. Stagioni di Parole perché? Proprio per il motivo per il quale, cioè per il motivo che ha spiegato Roberta, ossia che... ogni stagione avrà delle parole, queste parole possono essere di tipo poetico, musicale, cantautorale, e anche letture che non hanno nulla a che vedere con la poesia e con la canzone, o citazioni, o pensieri, o anche interviste, perché poi magari inviteremo qualcuno. Può essere, molto tutto volentieri. È un discorso in divenire, come si può dire. Sì. E, ecco, per esempio, per quello che mi riguarda, Roberta ha parlato di sé, appunto del suo ruolo, quello quindi di essere poetessa, e che probabilmente leggerà anche poesie di altri autori più o meno noti. Io proverò anch'io a fare la stessa cosa, anche se non sono un esecutore, non l'ho mai voluto essere, perché i cantautori andrebbero ammazzati da piccoli, nel senso che siccome scrivono hanno la pretesa insomma di raccontare solo delle loro storie, invece bisognerebbe ogni tanto aprirsi gli
gli orizzonti e andare anche a guardare ciò che hanno fatto i nostri padri, no? E quindi non è da escludere che anch'io vada a raccattare qualche brano di qualcun altro. E quindi insomma è un progetto che nasce sicuramente il 22 settembre e sicuramente finirà in estate, sì. Ma in mezzo non si sa cosa ci sarà, sicuramente parole, musica, anche intrattenimento. Per esempio, se vogliamo dare uno spoiler, no? Per Natale cosa ci sarà? Sarà una cosa per Natale molto, faremo una puntatona il 15 dicembre, perché poi vi lasciamo insomma le vostre incombenze domestiche, certo. Agli auguri e a quello che sarà, e il 15 ci saluteremo con una puntata, sì, vero, invernale, ma soprattutto natalizia, e quindi insomma, canzoni, poesie, chi vivrà vedrà. Poi casa mia, come qualcuno insomma già la conosce, Roberta viene qui da un po' di mesi, ma anche chi mi ascolta, molti di voi sono venuti a farmi visita a casa, insomma casa mia è sempre Natale perché ho le lucine, sì, fisse, sì, quindi sì. Se voi confermo, potete immaginare a Natale che cosa c'è. A Natale sembra di entrare a casa di Babbo Natale, di Babbo Natale, esatto. Comincio a mettere festoni dappertutto, insomma c'è la signora che mi aiuta a fare le pulizie e dice: guarda, ogni tanto vengo a casa tua, mi sembra di andare in Val d'Aosta, non in provincia di Pavia, perché ci sono tutte le cose addobbate, insomma. Effettivamente io ho 50 anni, ma me ne sento 18, insomma, quindi anche 7 o 8. Anche 7 o 8, quindi insomma, metto tutti i festoni, mi piacciono i giocattoli, insomma, sono così, insomma, chi mi conosce, chi non mi conosce, meglio per lui. E, no, quindi ecco, questa in sostanza è quello che faremo. Poi ovviamente, torno a ripetere, ci saranno di volta in volta cambiamenti, e alcuni slitteranno il giovedì perché sì, abbiamo guardato il calendario, ci sono alcuni impegni suoi, miei, eccetera. Quindi, poi vabbè, di volta in volta vi aggiorneremo, esatto. Accettiamo anche eventuali suggerimenti. Così. Ecco, esattamente, sì, esattamente. Sì, sì, cosa sì. Che mi stavo dimenticando di dire, è tutto ciò che vedrete, non lo vedrete sul mio canale o sul canale della Tantillo, ma lo vedrete sul nostro canale, sì, perché abbiamo formato una pagina Facebook che si chiama proprio Coccia Tantillo. Coccia Tantillo, non potete sbagliare. Non potete sbagliare, poi ci sono i nostri due faccioni in prima pagina, quindi... Yes! E andrà in onda lì, e in diretta live streaming ovviamente, e io intanto mi sono attrezzato con un po' di cianfrusaglia affinché insomma la diretta venga fatta bene, sia a livello musicale sia a livello appunto di parole, quindi microfoni e quant'altro, e andrà sul nostro canale in diretta alle 21 più o meno, sì. L'orario poi lo dopo cena, diciamo, dopo cena, appena sì, dopo anche cena. Perché poi se è vero che a settembre più o meno ricomincerà tutto, ma speriamo di no. Comunque sia, magari io stesso magari dovrò presenziare al lavoro più di quanto presenzi adesso, per cui magari quella sera arriverò a casa tardi. Comunque insomma tra le 20:30 e le 21 comincia lo show, ecco. E che dire, altro non saprei cosa dire, io mi auguro che possiate seguirci e quindi riempire di mi piace, sfondare con il pollicione il nostro profilo, far tanta pubblicità a noi e alla nostra pagina, certo. Ma non perché siamo più belli degli altri, anche se è vero, ma semplicemente perché portiamo cultura, e la cultura, indipendentemente dal nome e cognome, c'è dietro, ecco, indipendentemente da questo la cultura fa bene, sì, quindi che sia io a propinarla o sia la Tantillo o sia un'altra persona, è comunque cultura, è comunque arricchirsi, è comunque stare bene. E altro che dire, niente, non c'è altro da dire. No, niente, noi vi ringraziamo già da adesso per l'attenzione che vorrete dedicarci, sì. Per la vostra presenza. Cercheremo di fare il nostro meglio senza appesantire, certo. Ma anzi portando nel nostro piccolo, per quello che sappiamo fare, una ventata di freschezza, di allegria, per farvi compagnia insomma in queste serate che si avvicinano. Sì. Anche perché ecco, una cosa importante che è avvenuta tra me e Roberta è la seguente, che pur facendo cultura non abbiamo quella tigna, come si suol dire, quella faccia, che
insomma molti si dipingono addosso perché producono cultura, quindi questa faccia seria che sembra quasi uscita da un film francese degli anni 40, no, abbiamo le nostre facce, sorridiamo, facciamo anche gli stupidi, ma sì, facciamo quello che dobbiamo fare, però con il sorriso e con la battuta, perché essere troppo seri, mamma mia, basta accendere la televisione, no, è pieno il mondo di gente seria e triste, quindi insomma va bene così, l'arte deve essere sposata anche dalle persone allegre e non solo da quelle tristi. No, noi lo facciamo con la spontaneità che ci contraddistingue, siamo persone semplici, persone dirette, amiamo quello che facciamo, certo, e vogliamo soltanto offrire delle ore liete. Ecco, ore liete, esatto, era il nome di una scatola di biscottini fantastici. Che te pareva? Mi è venuta adesso in mente. Pensate che abbiamo appena cenato, lei ha portato una focaccia strepitosa. Sì. E abbiamo proprio parlato di questo, perché lei mi ha raccontato di essere stata in Svezia in una, sì, in un'azienda fabbrica del cioccolato, esatto, tipo Willy Wonka, quindi insomma abbiamo ancora la bocca di buoni sapori, sì, sì, già ancora, quelle papille gustative, insomma, dobbiamo ancora toglierci, lavarci i denti e fargli sciacquo, insomma. Sì, vabbè, a parte vabbè, questo, essere caduti insomma nel grottesco, però niente, sono felice che questa cosa si sia formata, che noi abbiamo preso la decisione di formare questo duo, sì, e così come sarei molto felice se dall'altra parte ci fossero persone che ci possano seguire, insomma, assolutamente, da qui, cioè, in noi poi lo facciamo per quello, quindi esatto, sennò lo faremo. La nostra forza siete voi, quindi esatto. E poi ovviamente, ecco, non è da escludere che se per caso dovesse veramente andare tutto bene, che aprono i locali, aprono i centri culturali eccetera, magari potrete anche assistere ad una replica dal vivo, quindi sì, venirci sì, a trovare, sì, 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 chiederci sì, gli autografi e darci 100 euro a testa. No, a parte questo, ci pagano il cachet, poi ce lo dobbiamo bere noi il cachet. Ma volentieri, ma per bere c'è sempre tempo, infatti, non c'è problema. Va bene, allora bando alle ciance, vi aspettiamo il 22 settembre, che è un mercoledì tra sì, le 20.30 e le 21, 21, sul canale di Coach e Tantillo, su Facebook, per la rubrica Stagioni di Parole. Stagioni di Parole, esatto. Buona serata a tutti. Grazie. E a prestissimo. Baci! Ciao! Ciao ciao! Ciao Tantillo! Ciao! Ciao.